Eccoci qua, siamo un sabato pomeriggio abbastanza freschetto qui a Roma e stiamo facendo una passeggiata su Via Tuscolana e vi spiego anche perché è una bella passeggiata oggi, perché in questo municipio è stato fatto qualcosa che non si faceva e che gli esercenti di questa via, che è una via storica, una via commerciale, una via che in questi quartieri diventa molto importante anche proprio per socializzare e per permettere al quartiere di essere vivo, ed era sofferente di una presenza di ambulanti che stanziavano davanti agli esercizi, e ovviamente questo creava sia difficoltà alla possibilità di fruire di questa via, sia ovviamente una concorrenza non proprio corretta nei confronti degli esercenti, che sono ovviamente che debbono pagare tutta una quantità di tasse che gli ambulanti in questa situazione non avevano. E allora noi, con molto coraggio, l'amministrazione di questo municipio con la presidente Monica Lozzi è intervenuta e ha tolto tutti gli ambulanti, e oggi vi faccio vedere una strada che ha ripreso la sua dignità, ha ripreso la sua bellezza e si è trasformata da una gran confusione a una via vivibile per questo quartiere. È veramente una eccellenza anche per ridare vita all'economia, che è così importante e che dobbiamo assolutamente aiutare. Quindi giriamo, io sono qui con un gruppo di amici che adesso vi faccio vedere. Però vi avviso, nel frattempo un'altra buona parte di Movimento 5 Stelle è a Piazza Don Bosco, dove ci sono dei banchetti e dove stiamo spiegando il nostro programma di governo. Governo, e lo dico cosciente del fatto che noi andremo al governo. Quindi eccoci qua, siamo tutti insieme. Questi sono, lui è un grande assessore, no, vicepresidente della commissione commercio. Lui è Cracchiolo ed è un candidato alla regione, perché ricordate che qui nel Lazio noi ci presentiamo anche alla regione e abbiamo questa ambizione così così di fare un bel tris, comune, regione e Parlamento. E qui invece assessore, vero? Sì, un grande assessore che ha spiegato tantissime cose anche ieri quando siamo stati in giro per mercati, che sono un'altra realtà importantissima per questi quartieri. E adesso vi faccio vedere una splendida via Tuscolana. Di qua? Di qua? Sì, sì. Eccoci qua. Questa è una strada dove prima, che vedete qui fra un albero e una aiuola, c'erano tutta una serie di bancarelle. Queste sono delle fioriere nuove, come vedete la via del cinema, perché questa è la zona adiacente a Cinecittà, agli studios di Cinecittà, che sono stati un capitale non solo per Roma ma per l'Italia intera, e che oggi vivono una nuova realtà. Come vedete finalmente le persone possono camminare, possono godersi la strada, possono godersi, ma questa va, faccio vedere, questi sono tre secchi e non è preparata la cosa, e come vedete non c'è assolutamente spazzatura. Questa è tutta un progetto che richiede coraggio. Ecco, qui a terra c'è una bancarella, guarda, adesso c'è l'aiuola. Qui c'è l'aiuola, qui erano posti dedicati agli ambulanti. E i commercianti stessi stanno curando anche loro l'aiuola, cioè i commercianti contenti di questa operazione stanno loro stessi curandosi le piante e dedicandosi al decoro della città. E allora, come potete immaginare, se voi qui mettete una bancarella, ovviamente lo spazio per poter... La bancarella arrivava fin qui mediamente, non soltanto gli stalli, occupavano le vetrine, la gente non riusciva a passare, quindi passeggini o persone che non deambulavano bene o con le sedie a rotelle non riuscivano a passare. Avvicinati un po' perché ho paura che sennò non si sente l'audio. Quindi oggi questo è uno spazio che viene completamente restituito alla città e ai cittadini. E se vai avanti, intanto continuiamo a camminare. Qualcuno può dire, e tu lo tieni da dietro in maniera tale che non si sconta. Allora, sì, è una passeggiata, non abbiamo paura di stare in mezzo alla gente, sappiamo di aver fatto bene e sappiamo di aver fatto tanto. Buongiorno. Loro sono i commercianti che ci hanno... Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. E sì, sono i commercianti che si trovano... Grazie. Che si trovano finalmente nella condizione di poter lavorare nuovamente e di poter riacquistare anche quel senso di appartenenza. Guardate che non è semplice trovarsi in una strada importante come questa
e rendersi conto che ci sono delle realtà che non riesci a sconfiggere, anche perché c'è stata sempre una politica che non voleva cambiare le cose, ma godeva delle problematiche per poi ripresentarsi, i passeggini riescono a passare, per ripresentarsi alla popolazione dicendo ecco adesso faremo, domani sistemeremo. Le aiuole che hanno sistemato il negoziante, il bar, questo bar prima non era visibile perché c'erano due bancarelle davanti con due ombrelloni. Invece le ragazze, le proprietarie, si sono prese cura di queste due aiuole, più le altre due che ci sono. Beh, quelli li vendono insieme. Senza chiedere niente a nessuno, di loro spontanea volontà ne hanno preso cura. Mi avevi detto che praticamente voi gli avete offerto la possibilità di mettere le aiuole e sì. non pagare l'OSP perché ce ne saremmo fatti carico noi, però la cura passa ai commercianti e loro contentissimi di poter hanno fare. Ognuno ha adotto una pianta. Paola, veramente in questo era talmente oscurato che non si vedeva neanche che era il bar, perché le rotazioni che stavano qua si attaccavano praticamente a spesso e volentieri anche alle insegne, alle cose con gli ombrelloni, quindi non si riusciva neanche a vedere praticamente più. Non riuscivano proprio più neanche ad essere visibili. Guardate, ve lo faccio leggere. Aria, vite, sorvegliate, non mi toccate, rispettatemi. Buonasera, posso salutare? No. Stiamo facendo una passeggiata per raccontare Via Tuscolana senza meno bancarelle, male, grazie a Dio. Che è una cosa che fa piacere a tutti e che grazie consente a tutti di rivivere. Grazie mille. C'è anche da dire una cosa, Paola. E i negozianti in queste ultime settimane si sono rinvigoriti, hanno ritrovato fiducia e sono diventati molto collaborativi e ci stanno facendo tantissime proposte per riqualificare la Tuscolana e la cosa che noi abbiamo riscontrato facendo le commissioni sulla Tuscolana non esisteva un'associazione commerciante e quindi adesso si stanno attivando per cercare di ricostituire l'associazione, perché adesso l'obiettivo grande che noi avremo da qui a Natale è organizzare delle belle luminarie. Infatti anche quello lì che nel passato la difficoltà era proprio perché con le postazioni messe sulla Tuscolana creava comunque questo grande disagio e loro erano molto demoralizzati. No, sapete, la cosa che mi fa piacere raccontare è che io non sto facendo questa passeggiata perché adesso siamo in campagna elettorale e dobbiamo chiedere voti. Questa è una strada che io percorro da 25 anni, è una strada che ho vissuto perché noi qui ci abitiamo. Il concetto del Movimento 5 Stelle di candidarsi dove vivi è un concetto fondamentale, perché se vivi in una zona ne conosci i problemi, se vivi in una zona hai voglia di riqualificarla perché in quella zona tu ci abiti, ci vivi e devi essere parte integrante di quello che dici agli altri che vorresti fare. Tanti vengono qua, alcuni che ho visto essere candidati in questo municipio abitano addirittura in altre città d'Italia. E credetemi, tutti questi che avete visto qui intorno a me sono persone che questa zona invece la vivono, la abitano e hanno voglia di vederla rinascere, perché questa per Roma e per l'Italia con il Movimento 5 Stelle deve essere una vera e propria rinascita. È stata una piccola passeggiata, vi abbiamo fatto vedere e adesso facciamo anche una panoramica perché continuiamo. Buonasera, posso? Buonasera, facevamo vedere Movimento 5 Stelle. Facevamo vedere Via Tuscolana senza bancarelle. Facciamo il sapo, lavoro di sapo. Meno male, va. Promessa fatta. Grazie. Promessa mantenuta. Promessa mantenuta, veramente. Grazie, arrivederci. Ed ecco, noi andiamo in giro, le persone fortunatamente ci ringraziano perché il lavoro che non viene raccontato dai media in realtà è un lavoro importante che stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare. Questo è il Tuscolano, è un esempio, le persone che avete visto sono ragazzi che lavorano, che si dedicano, che hanno dedicato questa parte della loro vita a realizzare quello che sembrava un sogno e che sta diventando piano piano realtà. È un invito ad aiutarci tutti affinché questa realtà possa essere la realtà non solo del quartiere Tuscolano, ma come stiamo vivendo anche di Roma, e che possa essere la realtà che regaliamo al paese. Grazie, poi vi faccio vedere le altre cose che facciamo. Ciao, un saluto.